A blue shoots up through the stony ground. Stiamo andando a Torino, il locale del brano in TV. Tante donne, divertimenti e lungo viaggio. And the reason that you had to care. The traffic is stuck. Scusi, signor Pigiani. Hanno chiesto, ha chiesto, voi chi siete? Veniamo da Marte. Punto madambecchi.it. Ma diciamolo e facciamo più poco, dai. Sì, è vero. È vero. È Rocco 17 e mezzo. No, no! Turn for grace. It's a beautiful day. Amici di Planet TV, noi abbiamo sbarcato, questa volta siamo andati fuori dalla Toscana e siamo, grazie alla bellissima, simpaticissima Madame Betty, ci hai portato dove? A casa tua? A Torino, a casa mia Marco. Siamo a Torino. Sono emozionatissima, stasera si farà questo evento nella mia città, oltretutto sarà anche, festeggeremo il mio compleanno. Auguri Betty, Madame Betty. Una festa dietro l'altra, il locale si chiama The Club, è uno dei locali più chic e più esclusivi di Torino e sono felicissima. Ma stai già al compleanno? Madame Betty, vi ricordo che lei naturalmente si occupa di moda, di eventi, fa anche la DJ, ma soprattutto ha delle creazioni di intimo che sono una cosa molto bella. Naturalmente bello com'è il Duomo di Torino. Perché l'uomo questa, di Torino, eccoci Torino. Qua, sì. Si svolgerà con una ristorazione e poi dopo questa sfilata in questo locale così bello, così chic, così tutto stile 800, tutto stile 800, un po' lo stile di Madame Betty. E naturalmente, come tu ben sai, io durante la cena faccio la sfilata perché io unisco il cibo con la seduzione, con il sesso, che sono due cose che si legano bene e niente, il locale lo vedrete tra un po' e basta. Siamo a Torino. Emozionata. Compleanno di Madame Betty, siamo a Torino, Planet TV questa sera, un défilé straordinario. Né? I love you The Club, I love you Planet TV. Planet TV, guarda, no, guarda, così insieme. La più insieme, bella guarda. Sei tu. I love you Planet TV. Un amore così grande.
un po' prevenuta, non lo so. Spettacolare, una bellissima serata. Che vuol dire prevenuta? Ah, ok. Da dove partiamo? Non lo so, dal perizoma. Basta? Bell'idea. E poi la mascherina, niente male. Niente male. Quale? Quella nera, quella rossa. Mi conosce molto. Ah, salutate. Planet TV. Ciao Planet TV. Ciao Planet TV. Guarda che emozioni ti ha dato questa Madame Betty. Madame Betty non mi ha dato emozioni, mi ha dato di più, non si può spiegare, non esiste. Non esiste. Nel gergo italiano quello che la sfilata, le donne, lei ha dato a Torino e a questo locale. Ecco, allora Max, raccontaci un po' del tuo locale. Cosa consiste? Cioè, siete aperti tutti i giorni? Raccontaci un po'. Siamo aperti tutti i giorni. Pranzo, cena, la musica, il divertimento, le belle donne. È un locale chic, un locale un po' così rococò, un po' la Madame Betty. Il mangiare è ottimo, la gente è rimasta stupita, contenta, e quindi The Club. Signori, venite, godete, mangiate e trovate quello che volete. Siamo ancora qua a Torino il giorno dopo, guardate un po' la faccia, serata comunque stupenda come avete visto, e siamo qui dal mio amico Davide. Vieni. Amore mio, giusto? Amore mio perché? Perché amore mio? Amore mio, che passione hai? Allora, amore mio è semplice, raggruppa due cose fondamentali della mia vita. Prima i miei figli, ok? Visto che non volevo fare né uno né l'altro, l'ho chiamato amore mio, e poi per il toro. La location è fondamentale davanti allo stadio del Grande Torino, poteva chiamarsi solo così. Forza Toro! Grande. L'ho preso quasi per gioco. Questo locale non avrebbe mai potuto girare. È un'escalation totale da 3 anni. Ci sono ogni giorno un'emozione, una gioia, arrivano da tutta Italia. È la sede di tutti i tifosi del Toro. Forza Viola! Ci sono anche gli amici Viola. Eccolo qua. E questo penso che sia il quadretto più simpatico, no? In qualche maniera. Se voi vedete, c'è l'anno che la Juventus è andata in B. È una cosa simpaticissima, questo è il quadretto che mi appartiene di più. E questa è la prima pagina di Tutto Sport quando la Juve ha iniziato dalla Serie B. Per noi Granata un giorno, non so come dirvi, non lo so, è una cosa che nessuno mai avrebbe potuto credere, alla Juve in B. Ho voluto ricordarlo con la pagina di Tutto Sport, è sempre qua in vista e credetemi, è una cosa meravigliosa. Per noi Granata è come un po' se la Palestina un giorno fosse liberata definitivamente, magari, o solamente per i palestinesi avere la propria terra. Per noi vedere la Juve in B è quanto abbiamo immaginato per tutta la vita.